Buongiorno a tutti e vi ringrazio sinceramente per la presenza numerosa da parte di tutte le compagnie. Questo è il primo corso giudici della LITAB. È una cosa particolare per la quale bisognerebbe spendere due parole di una certa importanza. I giudici sono quella parte della LITAB che si andrà a costituire che avrà la funzione di essere un ente terzo, ovvero quello di giudicare quando ci troveremo nelle nostre gare e soprattutto nel campionato la regolarità dell'esibizione e quindi della gara. E di queste parole credo che già da qui si capisca qual è l'importanza di partecipare e di essere giudici. L'importanza che ogni compagnia abbia dei giudici e quindi di avere persone formate che possano e che sappiano dare il giusto indirizzo durante la gara. È un elemento fondante e per noi, sia da parte della Giunta che del Consiglio nazionale, è stata un'espressione ovviamente per la realizzazione di questo corso. Ringrazio tutti i presenti, l'Associazione Contrari di San Paolino, per aver trovato un posto così degno, perché è un bellissimo posto. Ovviamente la Fondazione della Cassa di Risparmio, che va ringraziata sentitamente per avercelo concesso in maniera gratuita. Detto tutto ciò, vorrei solamente aggiungere una cosa. Gianni Paolo ha dato una data che potrebbe creare grossi problemi, non tanto dal punto di vista della presentazione, e su questo mi dispiace che sia stata decisa e non sia stata nemmeno comunicata nella Presidenza, né a me. Però soprattutto per un altro motivo, che è quello che di solito viene indetto sulla presentazione del Consiglio nazionale. Ovviamente il Consiglio nazionale viene definito di primavera. Il Consiglio di primavera serve per quella che è la votazione del bilancio e quindi deve essere fatto con le tempistiche dirette. E solitamente in LITAB ha una collocazione che va da febbraio al massimo ad aprile. Ci sono state delle piccole situazioni che hanno confermato le regole in passato, però queste sono non solo le abitudini e le consuetudini, ma anche gli elementi che portano a indire un Consiglio nazionale. Se dovesse ovviamente rimanere quella la data, ovviamente il Consiglio nazionale sarà convocato precedentemente dalla Giunta e dalla Presidenza. Questo porterebbe, a mio avviso, una situazione di disagio nei confronti delle compagnie che potrebbero senz'altro presenziare ad entrambi gli eventi. Spero che la data non sia inderogabile, anche perché se no ovviamente il Consiglio sarà comunque convocato in primavera. Detto tutto ciò, vorrei dare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nuovi giudici, ai quali mi associo pure io, infatti oggi mi siederò dalla parte che mi alzerò da questa loretta non permettermi a sedere nella platea. Perché è importante che anche i presidenti siano giudici, cioè che sappiano in maniera concreta i regolamenti, che conoscano in maniera approfondita tutte le situazioni inerenti al tiro alla palestra, la sicurezza non ultima, sulla quale la Giunta ci siamo impegnati anche come Consiglio nazionale per portare avanti delle situazioni legate a elementi particolari che sono già stati riportati anche in Consiglio nazionale.
nazionale. Non vi annoio oltre e un lupo a tutti voi giudici, un bravi a tutti coloro che sono venuti, anche a coloro che sono scusati, io faccio mente locale ad Iglesias che aveva già detto al passato Consiglio nazionale delle difficoltà di spostare tante persone e per le quali il Consiglio nazionale ha dato una deroga che come giunta ci attiveremo per poterci dire alla situazione. Io vi ringrazio di nuovo tutti davvero per la presenza massiccia delle compagnie della Litaber e della Litaber. Grazie davvero, un ringraziamento a tutti voi. Buongiorno. Scusate, io non sono abituato a parlare mai troppo, quindi sarò breve. Poi dopo la relazione la farà il mio collega di Firenze, Pietro Bongiovi. Quello che volevo dire oggi, appunto ringraziare per essere presenti lì perché siamo tanti e soddisfazione. Doppia soddisfazione per me perché questo discorso dei maestri d'armi, dei giudici di campo per la sicurezza era stato iniziato dal mio vecchio capitano, Daniele De Luca. Quindi è una cosa che ci tengo particolarmente perché si prosegue la sua idea ed è giusto ci sia. Perché per noi è fondamentale divertirsi, gareggiare, vincere, perdere, quello succede, ma l'importante è fare le cose in sicurezza. E queste figure qui, secondo me, sono fondamentali per migliorare ancora e andare ancora più in avanti. L'altra cosa che volevo dire, che oggi non siamo qui non per discutere i regolamenti o fare obiezioni se ci sono degli errori o qualcuno ritiene che sia una cosa, diciamo, che non sia stata fatta bene o da modificare. Oggi vi stiamo per parlare del regolamento, per noi vi spiegheremo il regolamento, parleremo del regolamento perché voi lo sanno, altre cose aggiungeremo. Poi dopo, in 76, se qualcuno ha, diciamo, delle idee da portare avanti o delle modifiche, benissimo. Chiaramente se qualcuno, quando ci sarà il momento, perché il discorso è questo, sembra due, le palestre siano simili, ma sono simili, però certe situazioni sono diverse, quindi può darsi che nella spiegazione palestra d'abbraccio o viceversa, gli opposti non possano, diciamo, comprendere al limite qualche cosa. Quindi se qualcuno vuol sapere una spiegazione maggiore su quella cosa che stiamo parlando, benissimo. Però, diciamo, la discussione la lasceremo in un'altra sede, perché anche perché poi il tempo non è tanto, gli argomenti sono tanti e siccome sono importanti, io direi di iniziare subito. La passo la parola a Mauro, ringraziando tra l'altro anch'io a Luca perché ha organizzato una bellissima sala, ha organizzato una bellissima cosa. E quando lui ha parlato, inizierà lui a trattare, diciamo, la palestra di cronato e la banco, quello c'è sul regolamento. E poi non parleremo della palestra d'abbraccio, io e Pietro con Giulio. Quindi vi ringrazio e buon lavoro, grazie. Allora, buongiorno a tutti, vi rinnovo il mio benvenuto a Lucca. Io sono Mauro Tolomei, sono il maestro d'arte delle contrade di San Paolino, per chi ancora non mi conoscesse. Sono quindi la veste di segretario dei maestri d'armi. Si cercherà in pratica di fare una trattazione che abbiamo cercato di mettere su, seguendo quello che era l'input dato da Giordano, che non c'era, e quindi in pratica abbiamo dovuto fare un qualcosa attingendo dai vari regolamenti, quindi sia dal regolamento della palestra manesca, della palestra da banco, da dei regolamenti che nel tempo i vari stemmi che mi ha fornito Giordano si erano forniti per quello che riguardava un'unificazione delle procedure per la sicurezza. Alcune cose le ho attinte dal regolamento che abbiamo approntato noi per la sicurezza del campo che abbiamo dovuto fare per i vari adempimenti tecnici che comporta, e altre dal regolamento che io da buon rompiscatole faccio leggere e do ai miei balestieri come vado miei con proprio dei balestieri, perché devono essere a conoscenza di tutto quello che sono i rischi delle attività del tiro con la balestra. Quindi si cercherà di fare una trattazione che neanche io, la prima volta che faccio, mi scuso già di eventuali errori e omissioni. Come detto Giordano, si cerca il più possibile di rimanere attinenti al regolamento, che è
così, completo, può piacere, può non piacere, ma è veramente quello. Poi in seguito magari possiamo anche parlare se in fondo rimarrà il tempo per qualche domanda. Volevo fare un saluto da parte di tutta l'amministrazione comunale di Lucca, tra l'altro benvenuti in tanti, vedo, di questa iniziativa che hanno fatto organizzare gli amici qui dei Valestelli di San Corino. Penso vi siate alzati tutti presto, vi siate, quindi mi auguro che passiate una giornata proficua, una bella giornata. Tra l'altro ora sta venendo anche il sole, in altri giorni, quindi veramente ringrazio di essere venuti qui, siete benvenuti. Ricordo che quest'anno tra l'altro Lucca organizzerà il torneo nazionale a settembre, l'8-9 settembre, mi sbaglio, guardo i novembre, e quindi sarà un'ulteriore occasione per accogliervi, si spera, nel miglior modo possibile. Quindi niente, voglio un saluto di cuore da parte di tutti noi, e grazie soprattutto agli amici dei Valestieri che come sempre si danno da fare e non lesinano il tempo e l'impegno perché le cose poi riescano. Grazie a tutti.